È lo sguardo del teatro, è lo sguardo della scrittura teatrale, ovviamente è lo sguardo della rappresentazione figurativa ed artistica. Il visitatore potrà vedere una introduzione straordinaria nel neoclassicismo, potrà vedere opere davvero importanti di Davide. L'altra faccia dell'altro grande di quegli stessi anni, Füssli, questo pittore svizzero visionario che interpreta in maniera eccellente e altrettanto cupa e malinconica per certi aspetti l'opera di Shakespeare. Potrà vedere anche un passaggio molto forte nel romanticismo, ecco, diciamo quindi un romanticismo storico, e qui primeggia naturalmente un personaggio come Hayez, il nostro straordinario pittore italiano. Ma anche un romanticismo più vorticoso, più espressionista, che è il romanticismo di Delacroix, grande pittore francese, che qui diciamo, si rappresenta con delle visioni dell'Amleto, del Macbeth. Poi un passaggio necessario verso il naturalismo e l'impressionismo. Ormai quello che interessa di più è il backstage, sono le ballerine mentre si riposano, non è più insomma la scena sul palcoscenico. Così la mostra evolve verso l'area del simbolismo, un simbolismo da un lato biblico, molto mitologico come quello di Moreau, ma anche un simbolismo più intimista che in qualche modo rivela la lettura di personaggi straordinari della letteratura come Ibsen e Strindberg attraverso visioni dei pittori Nabi, che sono stati artisti che hanno avuto un grande impegno nell'ambito del teatro, decoravano le scene, parlavano e trattavano di coreografia. Chiude con Appiah e Craig, non sono pittori, però sono dei grandi registi teatrali, a loro si deve una riforma importante del teatro, possiamo definirlo un teatro minimalista forse.